vi chiedo qualche altro minuto, si fa per dire, di attenzione, perché ho chiesto a tutti i convenuti qui al tavolo di essere proprio stringati, dobbiamo sacrificare, purtroppo ognuno di noi deve sacrificare un po' di tempo, perché l'ora è tardi, se no stanchiamo oltre misura. Darei subito la parola scrittore storico, il professore Eugenio Gallo, e studioso e conoscitore, tra l'altro, delle tradizioni popolari. Uomo di cultura, si prodiga per conservarne la memoria anche attraverso la poesia. Prego, professore Gallo. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio il preside Carucci, il professore Rosalbino Turco, che mi hanno voluto a questa manifestazione. Ringrazio altresì il giornalista Ermanno Arcuri, che anche in questa occasione, per rappresentare la città del Crati, ha voluto me, e io me ne sento onorato. E ringrazio soprattutto i ragazzi. Ho sentito degli interventi bellissimi. Non se ne abbiano i relatori che hanno parlato prima, ma i ragazzi hanno detto delle cose importantissime, a partire dalla riforma agraria, per parlare del dialetto e di tante altre cose. Vedete, cari ospiti, cari professori, cari alunni, questo mondo che questa mattina viene rappresentato da tutti noi in questa aula magna è il mondo di quella cultura che Antonio Gramsci chiamava la cultura dei più, la cultura degli umili. E ritengo che sia stato il primo Antonio Gramsci a parlare di cultura per quanto concerne tradizioni, credenze, miti. Prima li si faceva rientrare nell'ambito del folklore, che è un po', in quanto senso comune, il folklore è appunto il senso comune della filosofia. È il primo Antonio Gramsci a dirci che il folklore, che finora è stato considerato come pittoresco, deve essere considerato in chiave diversa, come concezione della vita e del mondo degli umili, in contrapposizione oppure in sintonia, secondo le realtà, con le concezioni della vita e del mondo cosiddette ufficiali. E questa è una cosa importantissima, che se avete fatto attenzione, in termini diversi è stata ricalcata e ampiamente esplorata e spiegata dai giovani dell'Istituto del Potentino e dai giovani dell'Istituto di Bisignano. Ebbene, vedete, il dottor Fucile, sindaco di Bisignano, ha accennato, parlando un po' delle tradizioni presenti nel libro del professore Emilio Carucci, ha accennato al rito del maiale e ha fatto riferimento a un termine precipuo, il porcile di un tempo che veniva chiamata zimma. Vedete un po', anche nel paese in cui io sono confinato per motivi matrimoniali, il porcile si chiama zimma, ma nel mio paese di origine si chiamava catoio, dal greco kataoi, quelli che stanno giù, perché la porcilaia un tempo era proprio sotto casa, si viveva a contatto con gli animali. Ebbene, tante altre cose sono state ricordate e potrebbero essere ricordate, ma a me piace stamattina fare riferimento ad un aspetto precipuo
del libro del professore Carucci, quello che tratta di religiosità e magia, perché di questa cultura dei più, di questa cultura degli umili, che odora di terra come i quaderni di filosofia rurale del professore Carucci, in questa cultura dei più ci sono elementi portanti del mito che ricollega la nostra storia, la nostra tradizione al mondo pagano, ma anche alle esigenze delle nostre comunità. Il mito, per esempio, della notte di San Giovanni, i fuochi della notte di San Giovanni, tipicamente sardi, ma vivi e vegeti anche da noi, la notte fra il 23 e il 24 giugno, notte del solstizio d'estate. Ebbene, quei fuochi non avevano solo una componente pagana, ma nascevano da quella che era la nostra economia, da quelli che erano i nostri bisogni. Perché? Cosa rappresentavano? Avevano una funzione purificatrice per le case e per i campi, il che la dice lunga sulla funzione e sull'importanza che l'agricoltura aveva nell'economia della nostra gente. E così pure un altro mito fondamentale del mio paese di origine, la notte dell'Epifania. Un tempo si faceva a gara a mettersi sotto la lampadina per vedere se il corpo, il proprio corpo, proiettasse ombra oppure no. E anche questo è un mito della luce. Secondo la tradizione, se non avesse proiettato ombra, la persona sarebbe morta nel corso dell'anno. Il mito della luce, qui siamo col solstizio d'inverno, no? Siamo in prossimità del solstizio d'inverno. Il mito della luce, molto vivo nella nostra cultura dei più, nelle nostre tradizioni, tant'è che quando una persona muore si dice col proverbio nostro: è finito l'olio dalla lampa. La luce era fondamentale, era sinonimo di vita. E mi piace ricordare non solo ciò che viene dal mondo contadino, da questa terra, ma anche ciò che del nostro mondo artigianale si legava e si lega al mondo contadino. Penso ai vasai di Bisignano, penso anche ai liutai di Bisignano. Forse i giovani non sapranno che Domenico Modugno veniva a Bisignano per la costruzione delle chitarre per i propri concerti. E lasciatemi rivolgere un pensiero anche ai miei avi calderai, ramai, i quali fino a metà degli anni 50 del secolo scorso si portavano ancora in Basilicata, arrivavano per lavoro fino a Viggiano, fino a Policora, a Tricarico, qualcuno anche a Trivigno. Ebbene, vedete, c'è stata una delle alunne che ha parlato della necessità di difendere il dialetto. Io dico che non solo va difeso il dialetto, bisogna ritornare a creare in dialetto, e col dialetto dobbiamo conservare anche le nostre lingue, perché abbiamo anche delle lingue, la lingua arberge, ma anche l'ammascante, che era la lingua che usavano i calderai, parlavano ed usavano solo loro, e la insegnavano ai propri discepoli unitamente al mestiere. Ammascante, amas gaino, un pronome e un verbo greco, parlo fra noi. Vedete, un tempo queste cose le raccontavano, lo ricordava il preside Carucci, le raccontavano i nonni ai propri nipoti al caminetto d'inverno,
d'estate sul ballatoio della Casa Colonica a Chianettella, come si diceva in dialetto, ed erano patrimonio comune. Ovviamente c'era poi, come dice Pasquale Rossi, chi ereditava questo patrimonio comune e per tramandarlo lo riportava nei libri scritti. Queste cose oggi ritornano, per fortuna, ad essere ancora una volta tenute in grande considerazione. Ci ha pensato il professore Emilio Carucci per consegnarci un mondo di identità con i suoi quaderni di filosofia rurale. E ieri sera, alla Facoltà di Ingegneria della Sapienza a Roma, è stato presentato un libro della professoressa Laura Marchetti dal titolo Sulla tradizione orale, il mito, il pianto, il canto. È bene che si ritorni a queste tradizioni, a questi miti. Sono non solo la nostra storia, sono le nostre radici. E una è stata la lingua per la cultura dei più, per la cultura degli umili, il dialetto. Quel dialetto che il poeta Pierpaolo Pasolini, nel fare la propria tesi di laurea sul Pascoli, come è ben ricordato dal vostro Enzo Siciliano nel suo saggio su Pasolini, chiamava lingua materna. Il dialetto è la lingua materna, perché è la lingua che ciascun bimbo apprende assumendo il latte dal petto materno. Non la voglio fare più lunga, ma voglio omaggiare la manifestazione odierna e i nostri due paesi che si incontrano, le nostre due scuole, con un sonetto, tradizione anche questa, rigorosamente in dialetto. Terra, a dure casa, sapenzi antica, terra dei briganti, fatta carne e pane, senza de tie, non c'è ieri né domani. Erra ma forra sa vita, solo fatica, per natura e senso si paesana, terra decore, d'amore ammagata, allo stesso iettuna arraricata, madre terra calabro lucana, de Socrate a mente te toccata, d'Achille te un cuore e la passione, d'Orazio e de Pitagora a lezione. Terra, a sa quadraranza graziata, coi sengun raccappe l'occasione, dico casi tu, per noi, a tradizione. Grazie, grazie al professore Eugenio Gallo. Deve consegnare, se non sbaglio, qualcosa ai due fratelli Carucci. Prego, presidente. Grazie, andiamo avanti velocemente. Il Massimo Brunosi è docente di questa scuola e ci approfondirà un po' il tema legato alle nostre serenate e poi ci allieterà con la Bisignanella. Mi raccomando i tempi, per favore, se no ci andiamo troppo lontano. Non mi costringete a togliere la parola, perché se no da questo momento lo faccio. Rossi. Allora, io sono contento di essere qua perché sono ex studente del liceo e ora docente, e sono felice di fare l'intervento dopo il professore, perché io sono docente di fisica e sono ingegnere, e quindi cosa c'entra l'ingegneria e la fisica con questa giornata? In un film L'attimo fuggente l'attore principale dice che l'ingegneria, la medicina, l'economia sono fondamentali per il sostentamento del genere umano. Ma ciò che ci tiene in vita è l'arte, la poesia, la musica, perché siamo uomini.
Perché faccio questo intervento? Io ho avuto la fortuna di essere l'ultimo nipote di una famiglia di 9 figli, mia nonna ha avuto 9 figli e io sono l'ultimo nipote, quindi dell'ultima figlia. Quindi ho vissuto tutto il Novecento dai racconti di mia nonna e ho potuto assaporare in maniera intima quella che era la serenata agli inizi del Novecento, perché mio nonno nel 1915-16, nato nel 1898, mia nonna nel 1900, cantava le serenate a mia nonna. Ecco, io volevo dire questo: la serenata non era solo un semplice rito, ma rappresentava proprio la vita di quel periodo. Cioè, nella serenata il cantore raccontava una storia vissuta. Molte volte il padre della fanciulla non voleva e con un atto di estremo coraggio il fanciullo andava sotto il balcone e andava a decantare il suo amore. E mia nonna, io ricordo benissimo, quando me lo raccontava e ancora si emozionava, perché era vero. E ora io vorrei farvi ascoltare, proprio per il dialetto, alcune frasi, proprio alcune canzoni che mia nonna mi ha raccontato. Ecco, e vi prego di ascoltare anche il testo, che è diverso da oggi. Mio nonno abitava in campagna e la sua fanciulla, mia nonna, abitava in paese. E allora di sera andava, c'era un po' di contrasto, quindi ascoltate bene. Vicine nulla vita a dispiacire, cavomo canta a due la speranza. I suo figliuo de mi sento morire per una brunetta di sto vicinanzo. C'è mannare se la posso avere, luogo tigna la fede e la speranza. Su la morta me la può sballire, allora io la fede e la speranza. Rosa mia russa, cudurita e bella, io voglio prima amato che t'amava. Catù che era una piccola donzella e che io fanciullo mi innamorava. O mare, o cielo, o terra, non tanto stiente, fatte curire mia bella, non più tardanza. Che io vengo con un passo diento, davanti alla posta tua c'è la speranza. Beh, non so se sentite la fierezza. Questa, poi c'erano stati dei contrasti, cioè a mia nonna erano arrivate delle voci che mio nonno cercava altro. Allora mio nonno prepara la canzone, vedete come era vissuto, e va di notte davanti il balcone e dice: ecco tu bella che sogno venuto, che lì sospira tua mi hanno chiamato, che devi venire più prima non hai potuto, sono stata alle catene incatenate. Che per amore tuo quando ne hai patuto, vieni a su viso mia che ci ha cangiato. Ti viene ritta che ti avevi lassata, faccia di rosa tu ci avevi creduto. Tanne credesce che ti hai lassata, quando muoste mi viene in tutta voto. E poi continua. Isira passando bella sentì a dire, che mazza buscaste per me guardare. Ma chi si scala dai risaglire per bere succhi lacrimare. E se sai che c'è morire, o puramente mazzi c'hai fare, perché se pagata non ci vuole consentire, piano piano l'amore remullare. Beh, non so se. Allora, noi con queste canzoni, negli anni 90, grazie anche all'opera del maestro Turco, è nata una tradizione, abbiamo riscoperte queste. Io ho comprato una telecamera per riprendere mia nonna, che ora non c'è più, e abbiamo riproposto, abbiamo musicato queste canzoni, che erano dei testi. E ora volevo, e mi fa piacere ancora una volta intervenire, perché io qui c'ho uno strumento De Bonis. Io ho frequentato per 20 anni il maestro Vincenzo De Bonis, e in questo astuccio c'è la gemella della chitarra di Domenico Modugno. C'è, è una chitarra in acero rosso che mi ha fatto dono, e quindi io ho visto delle foto di Domenico Modugno con la moglie e avevo in mano proprio la gemella. E ora vi vorrei giusto far ascoltare in maniera veloce, per non, la Visignanella, diciamo, che è, mi accompagno con uno strumento del maestro Vincenzo De Bonis. Allora, so che distingo che la De Bonis non è solo il mare, ma è questo intarsio, ma poi anche la rosa. Il maestro diceva che la rosa identifica lo strumento, e lui, quando è stato un dono del maestro, qui c'è come un sole, e ha detto che a me vedeva sempre rosso e che luminoso, per ho voluto regalare questa cosa perché ci come il sole. Allora, ora mi devo posizionare, per dovrei abbassare, se mi può abbassare un po' di più, perché mi devo sentire. Ma... thank you.
America ti vuoi, più nullo sai. Da chi ti hanno fatto la sentinella, a chi ti hanno fatto il bacalai. Da quando ti ho visto la finestra, da chi lo giorno casti i panni. Allora, anche Teresa Tortorelli è un'ex studentessa di questa scuola. In occasione del mezzo secolo è stato creato un apposito comitato, Liceo 52. Ascoltiamo insieme l'esperienza di Tortorelli e i ricordi. Prego. Buongiorno. Ringrazio intanto il preside Carucci, il dirigente Carucci, che insieme ad altri miei ex compagni di scuola ci ha voluti parte attiva nella partecipazione e nell'organizzazione di questi eventi che si stanno tenendo in questo anno, appunto per ricordare i 50 anni del liceo. Effettivamente, come avrete visto anche dal logo, sono 52. La pandemia ci ha costretto un po' a slittare nei tempi, ma forse non è stata solo la pandemia, forse è perché doveva arrivare il dirigente Carucci. certo. Quindi penso sia stata una buona coincidenza. Ho l'onore e voglio fare i complimenti ai ragazzi per la passione e l'impegno che hanno messo e speso nei lavori che hanno presentato. E un complimento per l'allestimento di questa sala, che è tutto un contorno bellissimo che si sposa bene con quello che è il tema e con quello che è, diciamo, i lavori che sono stati messi in piedi. E sono Teresa Tortorella, ex studentessa liceale. Nell'anno scolastico 71-72 ho frequentato la prima classe e nel 76 ho sostenuto gli esami di maturità. Proprio fino al 76 la scuola iniziava il 1 ottobre. Quando io e i miei compagni di classe, provenienti da plessi diversi dell'allora scuola media, siamo approdati al liceo, c'era solo un'altra classe con i primissimi studenti che avevano già frequentato l'anno precedente. Se chiudo gli occhi, torno indietro di oltre mezzo secolo e rivivo le stesse emozioni e sento in me lo spirito che ci animava in quegli anni. Come abbiamo detto anche in precedenti incontri, a quei tempi la scuola era ospitata in normali appartamenti, inizialmente nel quartiere di Piano e poi nel quartiere Giardini. Sia con i miei compagni di classe che con gli studenti dell'anno precedente, si è creato in pochi mesi un rapporto di amicizia forte, sincero e duraturo. Molti ci frequentiamo ancora, ci stimiamo e ci sentiamo legati come allora. Nei banchi di scuola sono nati anche degli amori e negli anni successivi quegli amori sono sfociati nella formazione di belle famiglie. La scuola ci ha formato, ha fatto di noi uomini e donne in grado di occupare vari ruoli nella nostra città, nella nostra regione e anche fuori. Ognuno di noi ha cercato di dare sempre il meglio, di dare il meglio di sé.
La scuola che abbiamo frequentato era diversa da quella di oggi, non c'era l'informatizzazione, eravamo sede staccata dello scorso di Cosenza, ci mancavano le strutture più elementari, laboratori, palestre, ma siamo cresciuti a studio e insegnamenti dei nostri docenti che hanno creduto nella scuola e nelle nostre potenzialità. Per esempio, il compianto professore Cozzetto ci ha abituato a metodi di studio che poi abbiamo ritrovato nella nostra vita universitaria. Lezioni con appunti, ci preparavamo da soli le dispense, non c'era il testo di filosofia da comprare. E ci ha insegnato l'approccio al materiale storico. Sia io che i miei compagni di classe ci ricordiamo sempre di una bella ricerca di storia realizzata sui vecchi registri battesimali conservati nell'archivio diocesano, perché Bisignano è stato diocesi, e quindi ottenne il nostro accesso in orario pomeridiano in quella libreria, e abbiamo scoperto tutto un mondo che diversamente non avremmo scoperto. Nel corso degli anni, anche dopo aver completato il ciclo di studi, abbiamo continuato a sentirci liceali e a seguire con interesse e trepidazione le varie vicissitudini che hanno interessato la scuola. A volte diminuzioni di iscrizione e altre vicende ne hanno messo in pericolo la continuità e l'autonomia. Lotte di studenti, genitori, autorità e comitati spontanei, principalmente negli anni 90, che grazie al cielo sono state determinanti per il mantenimento e la crescita della scuola. Non riesco a immaginare come sarebbe stata la nostra città senza il liceo. In questi ultimi anni abbiamo perso qualche docente e qualche studente, e a loro va un affettuoso pensiero. Sono certa che da lassù oggi ci stanno guardando e stanno gioiendo con noi di questi eventi che si stanno svolgendo in questa scuola, che continua a formare uomini e donne che contribuiranno alla realizzazione di un futuro e di una società migliore. Grazie e auguri a tutti. Grazie a Teresa, che è stata nei tempi, una brava alunna è stata. Allora, adesso vediamo se sono bravi i professori, perché andiamo dai professori. E darei per primo la parola al professore Stancati, Roberto Stancati, professore, anche con lei continuiamo a parlare, parliamo di tradizioni, brevemente naturalmente, e di special modo di come oggi le tradizioni sono attenzionate anche dalle istituzioni. Buongiorno a tutti, grazie per l'occasione, insomma, di far esternare il mio pensiero. Sarò breve, non è soltanto un modo di dire, sarò molto stringato. Sì, tradizione, ho sentito parlare tanto di tradizioni, usi, costumi, lingue, situazioni enogastronomiche, culturali in genere, che si sono intersecate, no? Nel corso degli anni, dei secoli. E la tradizione è una sintesi dei valori individuali, no? Che diventano poi universali. Il senso individuale diventa senso comune, no? Il famoso Gemeinsinn di cui parlava Hegel, e credo che riguardo all'arte, anche alla religione stessa, ai costumi, agli usi, alla lingua, l'Italia rappresenti come nessun paese al mondo una sintesi di quello che stiamo dicendo, dell'individuale che diventa universale, no? L'unità nella distinzione, direbbe sempre Hegel, ma l'ha detto anche Levi-Strauss, no? Quando parla dell'unità che deriva da una serie di particolarità. E credo che da Bisignano fino all'ultimo paese d'Italia ci sia questa grandissima opportunità di scavare nelle culture più diverse, no? Che tra l'altro è la differenza tra Stato e nazione. La nazione è l'insieme degli usi, delle tradizioni, dei processi, chiamiamoli locali, della lingua. La questione della lingua è stata fino a poco tempo fa, no? Una questione che poi è diventata nazionale, ma viene via dai dialetti, da tante situazioni particolari.
Lo Stato è l'istituzione che va a raccogliere il prospetto offerto dalla nazione, no? Quando le due anime si incontrano, quindi Stato e nazione, noi abbiamo una perfetta integrazione e quindi un equilibrio nel territorio. Quando le due anime si contrappongono, nascono dei problemi, perché non sempre la nazione incontra lo Stato e non sempre lo Stato accoglie la nazione. Forse in Italia noi abbiamo avuto questo privilegio, ma ci sono tante situazioni nel pianeta che parlano di contrasti tra nazione e Stato, che è un concetto che non sempre, sul quale non sempre ci si concentra, no? Ma che è importantissimo. Diciamo che la filosofia rurale, qui il professor Carucci ha donato questo prezioso libro che io intendo leggere immediatamente, no? E altro non è che una sintesi di quello che ho detto, cioè che cos'è la filosofia rurale, in che cosa la possiamo identificare? Beh, nel concetto di lavoro sicuramente, nel concetto di contemplare anche il lavoro, contemplazione come riflessione, come elemento di consapevolezza di quello che si fa, che viene dal basso e quindi viene da che cosa? Dai particolarismi, no? Che diventano universalità, perché questo poi il segno distintivo del nostro essere, no? L'individualità che si fa universalità. E c'è un altro elemento con il quale chiudo, penso di essere stato nei tempi, che è la creatività. Qui intorno noi vediamo in questo istituto, dalla fotografia alla ceramica, ai dipinti, agli aspetti musicali che abbiamo sentito, no? E la creatività, l'intuito creativo, l'istinto creativo che fa parte poi dell'elemento umano, no? L'elemento umano è proprio questo, l'arte non è pura imitazione. Ora sconveno 10 secondi nel pensiero aristotelico, ma l'arte è un qualcosa che diventa imitazione creativa. Tutti noi imitiamo la natura e quello che ci sta attorno, però non sempre riusciamo a creare. Invece la vera arte sta nella creatività che sale dopo, si evolve dopo l'imitazione. Ecco, io credo che questa giornata, questi contributi, questi strumenti che noi abbiamo devono essere assolutamente valorizzati, perché la memoria storica parte dal particolare e arriva all'universale in un concetto quindi di induzione, non solo filosofica, ma culturale in genere. Vi ringrazio. Grazie a lei, professor Spangato. Allora, il professore Rosalpino Turco, che è docente anche di questa scuola, lo diceva anche il preside, si è speso non poco per l'organizzazione di questo convegno. Adesso lo facciamo spendere anche per la sintesi, prego. Grazie, è stata tutta la scuola ed è motivo di soddisfazione vedere oggi questa bella partecipazione, direi corale, del territorio, di questa terra del sud, della Calabria, della Basilicata, delle istituzioni, avere la presenza del sindaco, dell'onorevole Pappaterra, della dottoressa Viola, del comandante la caserma di Carabinieri, di ex alunni che adesso sono nell'amministrazione come Federica Paterna, Isabella Caio, la presidentessa del Pario, non me ne vogliono se dimentico altri, ma ringrazio tutti veramente per essersi tutti quanti spesi per l'organizzazione, per la buona riuscita di questo evento, che come diceva Roberto Stangati, il mio collega di filosofia, questa terra, la terra di Bisignano, è terra di creatività ed è in questa sala la sintesi di questa creatività, che richiamava nel suo intervento il preside Carucci, quando ha aperto, quando è venuto, quando ha assaporato la cultura di questa terra, quando è venuto dalla Basilicata, quando anche in una scuola del nord, no, dove è stato per diversi anni, qui
mi ha detto ieri ha ritrovato questo calore, questo cuore che pulsa di questa terra, che sprizza energia da tutti i pori della pelle. Ora, brevemente, alcune piccole riflessioni, poi diamo la parola al professore Emilio Carucci. Questa terra è terra di materie prime, dove la creta, dove il legno, dove la musica che abbiamo ascoltato vibrante dalla voce di Massimo e di tutti quelli che si sono esibiti, del maestro Salamone e di altri, è tuttora un segno distintivo della nostra tradizione, della nostra cultura. Unire un pensiero con il vissuto, ecco, questo è quello che io voglio sintetizzare, unire il pensiero con il vissuto senza separazione, così come ha fatto Emilio Carucci nel suo libro. Quando io l'ho preso in mano, la prima cosa ho detto al preside: dobbiamo organizzare una bella manifestazione su questo libro, perché è questo, a mio avviso, il senso di questo libro, unire il pensiero con il vissuto. Mi pare questa l'unica cosa che io voglio dire per non dilungarmi. Quindi quest'arte che nel libro e che dentro di noi parla di noi, parla di noi, come ha fatto il professore Eugenio Gallo poc'anzi, parla di noi, della comunità, l'estetica rurale, la bellezza di quegli oggetti che abbiamo riprodotto in questa aula magna, implica, come diceva anche prima Roberto Stancati, e richiamando Kant, richiamando Hegel, una finalità senza fine, una regolarità senza legge. Questo è il senso che documenta anche il professore Carucci, richiamando l'arte, che non è, è proprio la natura che dà la regola all'arte. E questo è un altro elemento. Brevemente vorrei ringraziare soprattutto i ragazzi che in queste settimane si sono spesi e hanno ricercato. E hanno ricercato, soprattutto le abbiamo ascoltate, una cosa molto bella. Cioè hanno richiamato la più grande rivoluzione che abbiamo avuto nel Mezzogiorno d'Italia, che sono state le occupazioni delle terre nel secondo Novecento. Se possiamo parlare di rivoluzione, è questa quella grande stagione dei nostri padri, dei nostri nonni, che si sono spesi per avere una condizione di vita migliore e dare a noi figli questo nuovo futuro, che poi, e concludo, dal pane e dalla cultura nasce il vivere civile. Ripartire da questa scuola, come anche l'onorevole Pappaterra e tanti altri stamattina hanno richiamato, in primis il preside, quando diceva: ripartire da questa scuola, dalle radici di questo pensiero magno greco che c'è, che pulsa, per scombinare la matassa dell'indifferenza, per squarciare il terreno del silenzio, per togliere il velo che alligna questo velo ancora il sottosviluppo in questa nostra area del Mezzogiorno. Penso quindi a questa iniziativa che nascono dentro la carne e il sangue di questa nostra terra, possono servire a tutti noi come un messaggio a non ridurre la scuola a una semplice trasmissione di conoscenze, un sistema quasi di debiti e crediti. La scuola deve ridiventare un centro di cultura in sintonia con questo nostro territorio, come stiamo facendo stamattina. Non deve avere una visione stereotipata del Mezzogiorno. Un nuovo meridionalismo, diceva l'onorevole Pappaterra prima, deve essere accompagnata da un confronto pubblico, e quasi dobbiamo riprendere una sorta di apostolato meridionalista. Insomma, a questa letteratura che abbiamo squadernato oggi tutti quanti, e siamo stati quasi tutti complici del nostro slogan: una scuola che non ti aspetti. Grazie.
E per chiudere un forte appello alle istituzioni, anche per essere stato io stesso per lunghi anni parte del mondo politico e istituzionale. Sostenere la cultura e sostenere la scuola non farla morire, e questa scuola non può essere fatta morire per decreto, soprattutto in questa valle del Crati, intrisa dalla storia del Mediterraneo, dai grandi pensatori della Magna Grecia, dalla straordinaria matematica di Pitagora, nel cui solco docente universitario come il professore Schioppa, che è qui presente del Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria, che ha formato studenti che sono usciti da questa scuola e con il professore Schioppa hanno partecipato e indagato al CERN di Ginevra l'origine dell'universo. Con questi giovani studenti e con questa scuola che oggi abbiamo voluto testimoniare, e lo hanno fatto veramente bene nei loro interventi, hanno mostrato di essere fucine di fresco pensiero e a correre e partire per costruire insieme al Sud un futuro che ha un cuore antico, proprio con questi nostri ragazzi. Grazie. Grazie.